Buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. Veneto che, così come tutta Italia, vede salire ulteriormente i numeri del contagio. Sono stati 737 i nuovi positivi di giornata per quanto riguarda la regione del Veneto, 7 le vittime, lo riferisce il bollettino della regione. Il totale degli infetti sale a 434.900 dall'inizio della pandemia, 11.641 i morti. I soggetti attualmente positivi in isolamento sono 11.165. Il dato positivo arriva invece dai ricoveri ospedalieri. Sono 147 i posti occupati dai malati Covid nei reparti medici, 28 in meno rispetto a ieri, 18 quelli nelle terapie intensive. Sul fronte vaccinazioni, la percentuale di copertura nella provincia di Venezia continua a crescere. Questo è un dato positivo. Ci racconta tutto Samantha Segat. Nella provincia di Venezia più di un residente su due ha completato il ciclo vaccinale. Precisamente parliamo di 309.531 persone su 565.000 nell'Ulstre Serenissima e di 111.798 su 205.000 nell'Ulstre Veneto Orientale. L'azienda sanitaria Ulstre conta finora 684.491 vaccinazioni effettuate. Le forniture di vaccino ridotte in questi giorni stanno portando ad un calo nel numero delle iniezioni giornaliere, però sempre coprendo le prenotazioni programmate. Rispetto alla copertura vaccinale si notano degli incrementi nei giovani da 12 a 19 anni, con il totale che sale a 46,7%, mentre per la fascia dai 20 ai 29 anni si è giunti al 70% di copertura vaccinale. Più bassa l'adesione dai 30 ai 39 anni, con il 64,3%, 70,6% dai 40 ai 49 anni e numeri ancora più alti nelle fasce d'età dopo i 50 anni, 76,9% dai 50 ai 59 anni, 83,2% dai 60 ai 69, 89,2% dai 70 ai 79 e in pratica il 100% per gli over 80. La cronaca ora, andiamo a Bibione dove un turista di 79 anni è morto, stamattina annegato poco distante, una bambina tedesca di 10 anni invece è in gravi condizioni, anche lei con una sindrome di annegamento, è stata trasportata in ospedale. Il primo intervento, poco dopo mezzogiorno e mezzo, l'uomo è stato colpito da un malore mentre era sul litorale, antistante Piazzale Zenit, è stato soccorso sul bagnasciuga. Subito il personale della Bibione Spiaggia ha attivato le manovre rianimatorie allertando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del punto di primo intervento, hanno cercato di salvare la vita all'uomo che purtroppo è deceduto. Contemporaneamente, a poche decine di metri, anche la bambina di 10 anni ha rischiato di annegare, è caduta dalla ciambella mentre faceva il bagno con il fratello. I sanitari hanno avviato le pratiche di rianimazione, la piccola è stata poi elitrasportata in pediatria a Porto Gruaro. Trovato morto oggi invece Paolo Andrić, nipote dell'artista Lucio Andrić, del quale gestiva la casa museo a Burano, che raccoglie molte opere di Lucio. Paolo, 57 anni, è stato recuperato ormai morto nelle acque vicino all'imbarcadero di Burano. Non ci sono segni di violenza sul corpo, si pensa ad un malore. Sul caso indagano i carabinieri. Avrebbe imposto il pizzo ai propri connazionali per restare nelle aree di sosta nomadi del Vicentino, un gruppo di uomini di etnia Rom nei confronti dei quali sono scattate oggi 9 misure cautelari. I carabinieri di Rosà e del nucleo operativo di Bassano del Grappa hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza nei confronti di 3 uomini di etnia Rom e della misura degli arresti domiciliari di altri 6. Per la procura si tratterebbe di un'associazione a delinquere dedita all'estorsione. Parliamo di economia ora. La CNA di Castelfranco ha celebrato la giornata del Tax Free Day per le aziende castellane nel 2021. Secondo i dati raccolti dall'associazione, la pressione fiscale è aumentata rispetto agli anni precedenti. Ce ne parla il collega Ferraro. Come da tradizione, CNA di Castelfranco Veneto festeggia il Tax Free Day, vale a dire il primo giorno dell'anno in cui gli artigiani castellani, terminato di pagare tasse e contributi, cominciano a lavorare per sé. La data simbolica, che nel 2021 cade proprio il 28 luglio, viene celebrata offrendo un aperitivo ai propri associati vicino al Duomo. L'evento è l'occasione per fare il punto sull'andamento della pressione fiscale. Il total tax rate relativo all'anno fiscale contributivo 2021 è particolarmente elevato, il 57,30%.
2%. Nel 2019 la pressione fiscale complessiva sulle imprese castellane si era attestata al 53,5% e il tax free day era caduto il 16 luglio. Nel 2018 il dato era leggermente più elevato, ma sempre inferiore all'anno in corso, 55,7%, e la liberazione fiscale cadeva il 23 luglio. Quanto al 2020, l'Italia si è collocata al 128esimo posto nel mondo, ultima tra i 27 paesi dell'Unione Europea, per carico fiscale sulle imprese, tempi e procedure per pagare le tasse, secondo l'indicatore sintetico elaborato dalla Banca Mondiale. Le imprese hanno incassato di meno, ma le tasse non sono diminuite, ha denunciato Roberto Ghegin, direttore di CNA Castelfranco, riferendosi alle difficoltà create dal Covid e aggiungendo che in questi giorni il governo sta discutendo la revisione del sistema fiscale. Ora vi portiamo a riscoprire una storia davvero incredibile, quella di Edipo Re, la storica imbarcazione che dopo aver navigato per decenni di costa in costa, diventando mezzo d'approdo a nuovi mondi e salvezza per molte persone in fuga, verso la fine degli anni 50 divenne teatro di traversate straordinarie per Pierpaolo Pasolini e per il pittore Giuseppe Zigaina, che la trasformarono in un luogo di incontri e visionari. Oggi l'Edipo Re è tornata a navigare e a creare nuovi incontri, ci racconta tutto Samantha Segat. Edipo Re, storica imbarcazione nata nei cantieri di Pola tra il 1942 e il 1943, smise molto presto i propri panni natali di peschereccio e divenne un veicolo per esuli istriani, italiani in fuga dalla Venezia Giulia, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Dalmazia. Verso la fine degli anni 50 divenne teatro di traversate ed avventure per Pierpaolo Pasolini e per il pittore Giuseppe Zigaina, che la trasformarono in un piccolo universo galleggiante di incontri visionari. L'Edipo Re divenne rifugio di Maria Callas nelle acque della laguna di Grado all'epoca in cui per Pasolini recitò Medea. La barca, dopo essere stata inutilizzata per decenni ed abbandonata in un porto della Croazia, è stata salvata nel 2011 dalla famiglia Righetti che, grazie all'aiuto del carpentiere Vanni e del capitano Enrico Vianello, dei ragazzi del centro Don Orione e la Marina Fiorita di Venezia, l'hanno restaurata e fatta tornare un vero e proprio mezzo di trasporto di persone e merci. Nel 2016 Edipo Re, in parte restaurata, venne portata per la prima volta alla Mostra del Cinema al Lido. Dopo la sua apparizione sono state sue le copertine e i servizi delle maggiori riviste del mondo. Medea, Maria Callas, Pierpaolo Pasolini e l'epica che li circonda sono un imbattibile fattore propulsore comunicativo. Lunga 16 metri, Edipo Re oggi è una barca capace di ospitare 7 persone nelle sue piccole accoglienti camere sotto coperta. È a disposizione degli ospiti del Belmond Hotel Cipriani di Venezia per un'esperienza unica di mini crociera con cui i prestigiosi clienti del Cipriani possono scoprire gli angoli più nascosti della laguna grazie a diversi itinerari pensati per la scoperta del territorio ma anche enogastronomica. A partire dallo sviluppo di progettualità realizzate prevalentemente nella laguna di Venezia, dove l'imbarcazione risiede per tutto l'anno, la Edipo Re agisce sul territorio sviluppando attività che da un lato mettono in relazione il valore di diversi territori con una forma di turismo etico e responsabile e dall'altro sviluppa progettualità culturali, connotate da un forte impatto sociale dove le arti e il territorio si intrecciano tra loro in modo inedito, dando vita a spazi di socialità. Ora ci trasferiamo in provincia di Belluno, dove continua la lotta all'inquinamento atmosferico e al consumo energetico. Ora i progetti a cui partecipa il comune di Belluno hanno un logo importante. Alessia Trentin. Belluno non si farà trovare impreparata il prossimo inverno, quando i livelli di inquinamento dell'aria e il dispendio energetico saliranno. Sono infatti stati svelati ieri i loghi che identificheranno le campagne informative e di sensibilizzazione denominate Protocollo Aria e Attenti alle Porte, rispettivamente per migliorare la qualità dell'aria nel capoluogo dolomitico e in tutto il bacino padano e per diminuire lo spreco energetico. La scelta dei loghi è avvenuta al termine di un concorso di idee vinto da una designer di San Vendemiano, Maddalena Cettolin. Completato questo passaggio, sarà ora possibile avviare la vera e propria campagna di comunicazione fra la popolazione. La parola all'assessore all'ambiente del comune di Belluno, Alberto Simiele. Il protocollo Aria è un'iniziativa comunicativa importante che consolida la collaborazione tra i capoluoghi veneti su temi ambientali come il risparmio energetico e la lotta all'inquinamento atmosferico. Una collaborazione che, grazie al supporto di Union Camere Veneto, sarà rafforzata dall'impegno dei privati che parteciperanno al progetto Attenti alle Porte. Ci spostiamo a Feltre, dove il palio quest'anno ci sarà e sarà il primo in Italia dal febbraio 2020.
Con il Green Pass, con capienza decisamente ridotta rispetto ai grandi numeri a cui la manifestazione era abituata, ma ci sarà. Il Paio di Feltre, di evocazione nota in tutta Italia per la sua autenticità e per la cura, sarà il primo evento di questo genere a ripartire dopo febbraio 2020, l'inizio della pandemia. Le regole da rispettare sono tante e andranno a influire su una kermesse che da sempre è una festa per la comunità e attira visitatori da lontano. Dal presidente del Palio, Eugenio Tamburrino, il punto della situazione a pochi giorni dall'inizio dell'evento, in programma dal 6 all'8 agosto. Il Palio di Feltre arriva nel 2021 alla 42esima edizione, dopo uno stop obbligato nel 2020 a causa del Covid, anno in cui comunque abbiamo cercato di proporre qualcosa per la città. Quest'anno abbiamo fortemente voluto tornare a organizzare un palio con le gare, quindi a disputare le gare e ad assegnare il drappo dipinto, pur dovendo fare i conti ovviamente con le limitazioni e alcuni adattamenti al programma imposti dall'esigenza comune e dalle norme per il contenimento del virus. Quindi la capienza sarà ridotta, di solito in 2 giorni arrivavamo a 14.000 presenze, quest'anno saranno 1.000 il sabato e 1.000 la domenica, sabato 7 agosto e domenica 8 agosto. E da pochi giorni abbiamo scoperto di dover chiedere il Green Pass ai nostri ospiti, un'iniziativa che comunque vedo che non ha creato un grande disagio per i nostri visitatori e che anzi in qualche maniera è stata apprezzata essendosi sentiti rasserenati. Ora andiamo a farci raccontare alcune delle anticipazioni sulle notizie che troverete domani in edicola sulle pagine del Gazzettino, come al solito in compagnia di Ario Gervasutti, caporedattore centrale. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi telespettatori di Udinese TV. Domani sul Gazzettino in primo piano la situazione, l'evoluzione del Covid, della pandemia, perché secondo i dati del GIMBE c'è davvero un'impennata, siamo ormai nel pieno della quarta ondata. I dati dicono che soprattutto tra la popolazione giovanile il Veneto ha avuto un aumento del 60% nell'ultima settimana dei contagi e il Friuli Venezia Giulia addirittura del 200%, quindi stiamo parlando di un'impennata davvero evidente, con dei casi che per fortuna al momento non portano ad un aumento della situazione negli ospedali, quindi non portano a un aumento di ricoveri, laddove invece la situazione è per fortuna tranquillizzante. Aumentano però di pari passo anche le richieste e le vaccinazioni, le richieste di vaccinazione e le vaccinazioni. Questo a dimostrare che effettivamente nel momento in cui c'è stato l'obbligo del Green Pass il movimento della richiesta di vaccinazione, che si era un po' fermato, ha ripreso vigore in pieno. Ci sono ovviamente molte altre notizie, in particolare c'è da registrare la presa di posizione forte del patron di Grafica Veneta Fabio Franceschi, che di fronte al caso che sapete è esploso con gli arresti anche dell'amministratore delegato, oltre che di un gruppo di pakistani che schiavizzavano sostanzialmente dei loro connazionali che venivano utilizzati come lavoratori a chiamata appunto a Grafica, nel colosso della stamperia Grafica Veneta. E questo caso ha ovviamente fatto molto scalpore e il patron di Grafica Veneta Franceschi, oltre a solidarizzare con le vittime di questa schiavitù, con questi pakistani, e comunque a prendere le distanze da qualsiasi azione di caporalato di questo tipo, ribadisce che la sua azienda non ha nulla a che fare con la complicità di queste situazioni, e anzi è in questo momento vittima di forti, pesanti minacce e attacchi, soprattutto sui social, quindi di diffamazioni mediatiche, e con addirittura minacce di morte. Questo ovviamente non fa che esacerbare una situazione che già di per sé è molto grave, molto tesa. Ci sono molte altre notizie, ve ne segnalo al volo alcune, in particolare una: Solesino, un paesino di 7.000 abitanti in provincia di Padova, che diventa il comune più videosorvegliato d'Italia. Il comune ha infatti deciso di acquistare 160, ben 160 telecamere da distribuire su un territorio davvero molto piccolo, un comune di, come dicevo, 7.000 abitanti, quindi un comune decisamente molto sorvegliato. E questa è un'iniziativa di un sindaco che peraltro è già passato alle cronache per aver dotato di armi piuttosto
robuste, quali mitragliatori, la polizia locale, i vigili urbani. Quindi insomma non c'è molto spazio di manovra per i ladri dalle parti di Solesino. Ci sono ovviamente domani molte pagine dedicate anche alle Olimpiadi, dove registriamo un successo veneto con la medaglia di bronzo conquistata nel fioretto femminile a squadre da Erika Cipressa, figlia del CT, del commissario tecnico della nazionale e già campione olimpico Andrea Cipressa, che appunto ha contribuito con le sue compagne alla conquista di questo successo. Poi c'è ovviamente spazio anche per il fantastico oro delle canottiere alle altre medaglie, gli argenti, però insomma ci sono parecchie soddisfazioni da queste Olimpiadi, speriamo che continui così. Queste altre notizie le troverete sul Gazzettino domani in edicola. Ricordo sempre che chi ha l'abbonamento digitale le può leggere già a partire dalla mezzanotte. Grazie, buon lavoro a Dario Gervasutti. Noi passiamo alla pagina dedicata alla cultura e agli spettacoli. A Porto Gruaro è stato presentato il 39esimo Festival Internazionale di Musica. Il Festival Internazionale della Musica di Porto Gruaro, organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia, è giunto alla sua 39esima edizione con il titolo Overture. Un programma importante che segna la ripartenza e rinascita con la musica. 37 gli appuntamenti, 11 comuni coinvolti, 20 diversi luoghi, più di 60 solisti protagonisti e 6 diverse compagini orchestrali. Il focus centrale del programma concertistico si svolgerà dal 26 al 9 settembre, ma il festival ha già visto svolgersi l'anteprima il 12 luglio e anche quest'anno, già dai primi giorni di agosto, ci saranno i consueti appuntamenti di Aspettando il Festival. Al calendario della manifestazione si aggiungono poi 3 eventi speciali conclusivi in collaborazione con l'azienda vinicola Santa Margherita di Fossalta di Porto Gruaro e il comune di Concordia Sagittaria. Tra gli artisti, gran parte dei protagonisti saranno della generazione under 40. Il maestro Alessandro Taverna, pianista di fama internazionale e figura di spessore culturale, è stato scelto come direttore artistico. Ascoltiamo il suo commento. È un festival che vuole esaltare il territorio nella sua articolazione, ovviamente di aspetti paesaggistici, architettonici. Abbiamo una terra, la nostra, quella della Venezia orientale, che è ricchissima da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista artistico devo dire, anche venendo dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia, io ho cercato, e devo dire che ho trovato una risposta entusiasta da parte delle persone a cui mi sono rivolto, ho cercato di raccogliere anche chi è venuto da questa realtà, chi ha cominciato a muovere i passi qui alla Fondazione Santa Cecilia. Chiudiamo con lo sport. La nuova maglia di casa del Venezia per la Serie A 2021-2022 targata K è stata presentata quest'oggi, la vedete nelle immagini, ed è ispirata alla iconografia veneziana. Sarà una delle più distintive del prossimo campionato. La texture rivela una trama che ricorda le superfici delle facciate degli antichi palazzi veneziani catturati dalle fotografie scattate in laguna, dettagli che impreziosiscono e sanciscono legame tra il club e la città più iconica al mondo. La maglia presenta le stelle dorate della Basilica di San Marco disposte a V con la scritta Venezia posizionata sul petto a celebrare la città. I colori tradizionali verde e arancione emergono su una bandiera al centro del petto, sul colletto e sulle maniche. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alle previsioni del tempo e poi a seguire c'è il quiz 5.0 Discovery Nord-Est con Massimo Campazzo e Alice Mattelloni. Buona serata a tutti. Bentrovati agli amici di Udinese TV che ci seguite dal Veneto. Situazione per la giornata di venerdì con l'anticiclone africano che interesserà il nord-est. Una giornata inizialmente sì di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo. Caldo afoso durante il pomeriggio, ovunque massime oltre i 30 gradi in pianura, con picchi anche di 33-34 gradi ed elevati tassi di umidità. Verso la serata e la nottata qualche temporale su Alpi, Prealpi, non escludiamo qualcosa possa scendere anche sulle limitrofe zone pianeggianti, appunto alte pianure venete, ma sarà soprattutto domenica che ci attendiamo un generale passaggio temporalesco. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.